Siamo con Americo Pilati, che è presidente provinciale di Federalberghi e proprietario dell'hotel Metropole di Diano Marina. Ben trovato. Grazie, anche lei. Allora, quali sono i dati relativi alla stagione, imminente stagione estiva che sta per iniziare? Parliamo di prenotazione. Se vogliamo toccare l'inverno, la parte imperiese è andata non troppo bene. Ha lavorato meglio Sanremo col festival e altre manifestazioni, invece le altre città hanno sofferto. E quindi c'erano anche la paura dei prezzi, delle tariffe dell'anno scorso, Enel, acqua e compagnia bella, e quindi c'è stata una chiusura inferiore al solito. Ecco, c'è imminente praticamente il ponte del 2 giugno, è pieno? Vorrei dire che è andata bene invece a Pasqua, uh-huh. È andata bene il 25 aprile e poi il 1 maggio forse erano tre weekend, pretendevamo troppo e poi ha piovuto e quindi un maggio difficile. Saranno 2 giugno eccezionale. Addirittura preoccupato perché ci sarà un'invasione negli alberghi, speriamo, ma gli alberghi non sono quelli che poi creano il caos nella città, ma sono tutti questi affitti brevi, ci sono troppi legalità in giro. Ecco, quindi, qual è la posizione di Federalberghi? Diciamo, giochiamo tutti alla pari. Io pago l'IVA, io pago il personale, io pago l'acqua, sono in un'industria. Chi va negli appartamenti o chi viene subaffittato deve fare altrettanto. Paga la tassa di soggiorno, si pagano le tasse, altrimenti loro possono fare una tariffa inferiore ed è concorrenza sleale, quindi assolutamente da combattere. Ecco, quest'anno c'è, diciamo, più fluidità sulle autostrade rispetto agli anni precedenti, abbiamo visto che i cantieri sono diminuiti, per cui ci sarà più possibilità di raggiungere, incrociamo le dita. Però. Ieri per andare a Bordighera 4 ore, per tornare 7 ore. Però parliamo, diciamo, da Genova, qua è tutto sommato. Io sono presidente provinciale, certo. E per quanto riguarda i turisti, la maggioranza sono stranieri? Turisti che abbiamo il nostro, diciamo, zoccolo duro, in questo momento ha funzionato, cioè i clienti vecchi tornano, soprattutto prenotano gli stranieri. In questo momento vediamo sui nostri booking, sui nostri prenotazioni, vediamo molto svizzeri, tedeschi, che non ci lasciano mai, per fortuna, un po' di olandesi e belgi, francesi arriveranno, quindi l'italiano, che secondo me non è ancora partito, ecco, non hanno ancora deciso. Diciamo luglio, agosto, ma dato che dal 15 al 30 di giugno è sempre stato un periodo di famiglie, di italiani, speriamo che si affrettino a prenotare. A prenotare, ecco. Quindi, ci sono novità quest'anno per quanto riguarda la struttura? Ma la struttura abbiamo fatto tante cose, abbiamo fatto l'aria condizionata nuova, cose giuste, insomma. Ordinaria manutenzione. Si presenta, la nostra spiaggia è meravigliosa e quindi parcheggio. Ecco, con l'altro hotel che avete qui, l'Eden Park, a un chilometro circa di distanza, che è sul mare, l'anno scorso è stata inaugurata la nuova spiaggia. Lì c'è ancora un po' di criticità, perché quest'inverno è arrivata una forte mareggiata, ha sconvolto il litorale, quindi questa sabbia si è accumulata tutta sulla spiaggia vicino all'albergo, quindi l'abbiamo appena aggiustata e costata, abbiamo dovuto mettere 6 camion bilici di materiale, di materiale nuovo
perché per poter camminare bene. La spiaggia è grande, meravigliosa, però è un valore aggiunto, è un valore aggiunto, però si deve ancora assestare. L'entrata in mare è un pochettino ancora difficoltoso, ma a breve si pensa che avremo un tesoro. Certo. Ecco, vogliamo invitare i turisti, quelli che ci vedono, per venire a Diano Marina? Certo, Diano Marina è bella, ha delle spiagge meravigliose. Venite a trovarci, noi siamo pronti, siamo professionisti, entusiasti di fare questo lavoro, perché questo lavoro si fa solo esclusivamente se si ama, se si è innamorati, quindi vi aspettiamo a braccia aperte fino alla fine di... Bene, da Diano Marina è tutto, ringraziamo Americo Pilati, buon'estate a tutti.